Oggi parliamo della posizione dell'oggetto diretto con i principali complementi verbali. La prima cosa da chiedersi è dove di solito l'oggetto diretto si trova all'interno della frase cinese. Ci sono generalmente tre possibilità: posizione post-verbale, dopo il verbo, posizione pre-verbale, quindi prima del verbo, e la posizione di tema. La posizione post-verbale è la posizione neutra, quella che non aggiunge niente di nuovo e si usa in genere per gli oggetti che sono l'informazione nuova della frase. In questo caso il riso è l'informazione nuova che comunichiamo. Seconda possibilità, porre oggetto prima del verbo. In questo caso la posizione dell'oggetto è marcata e generalmente si tende a dare rilievo a ciò che viene dopo il verbo. Terza possibilità, l'oggetto si trova in posizione di tema, quindi all'inizio della frase. Questa è una possibilità di cui non parleremo durante questa presentazione perché è qualcosa che è sempre possibile avere nel momento in cui l'oggetto è l'argomento della conversazione, quindi qualcosa che è già nuoto all'interno del contesto. Ad esempio, da bu tianyang wo pan you bu xihuan, al mio amico non piace quel film. Il film di cui già è stato discusso durante, nel contesto precedente. Quindi l'oggetto deve essere noto. In quale caso l'oggetto si trova tra il verbo e il complemento? Prima possibilità, l'oggetto è un luogo e il complemento verbale è un complemento di direzione o un complemento di incidenza. Complemento di direzione semplice, nai nai, xia lou qu, oppure complemento di direzione composta, lao shi pao, jin jiao shi qu, il professore entra di corsa in aula. In entrambi i casi l'oggetto si trova tra il verbo principale e il complemento di direzione che indica il senso, la direzione, quindi l'avvicinamento o l'allontanamento. Quindi la prima parte del complemento di direzione composta eventualmente si trova subito dopo il verbo. Seconda possibilità, il complemento di incidenza. Anche in questo caso il nome del luogo si trova tra il verbo, eventualmente come in questo caso seguito da una particella aspettuale, e il complemento di incidenza. Seconda possibilità, l'oggetto è costituito da un pronome personale o da un nome di persona. In questo caso devo stare attento nel caso in cui il complemento sia un complemento di durata o un complemento di incidenza. Per il complemento di durata, ad esempio, abbiamo Per quel che riguarda il complemento di incidenza, Terza possibilità, ho un complemento di direzione e l'oggetto è costituito da un oggetto, quindi non necessariamente da un luogo o da un complemento di durata. In questo caso l'oggetto si può situare, ancora una volta, tra il verbo e il complemento verbale e ho come due esempi In questo secondo caso però, quindi nel caso in cui il verbo principale sia modificato dalla particella aspettuale l, ho anche una seconda possibilità, cioè di porre l'oggetto dopo il complemento. Seconda possibilità, l'oggetto si trova dopo il complemento verbale. Il caso più comune è quello del complemento potenziale. Il complemento potenziale prevede infatti sempre l'oggetto dopo il complemento. Seconda possibilità, complemento di incidenza, soprattutto nel caso in cui l'oggetto sia un oggetto indefinito. Il signor Zhang si è sposato tre volte, in questo caso Hun è l'oggetto apparente, quindi l'oggetto indefinito per eccellenza di Jie Hun, sposarsi. Complemento di risultato. È possibile che l'oggetto segua il complemento di risultato solo in casi tipo quello di questo esempio, Jin Tian Wo Shou Dao Le Yi Ge Bao Guo. Bisogna però stare attenti perché il complemento di risultato, quindi in questo caso Tao, non deve essere seguito da un proprio oggetto. Vedremo successivamente che cosa succede in questo caso. Il complemento di durata.
Allora, se l'oggetto è inanimato, quindi se l'oggetto non è un nome di persona, un pronome personale come abbiamo visto prima, in questo caso l'oggetto può seguire il complemento di durata, come in questo esempio, come si vede dall'esempio, è possibile che l'oggetto sia preceduto dalla particella strutturale do. Terza possibilità, l'oggetto precede il verbo, quindi viene messo in posizione preverbale. Ora, il caso principale è quello del complemento di grado, per cui, come vedremo, è sempre indispensabile anteporre l'oggetto. Ho due possibilità. La prima è quella di usare la preposizione pa, che però, come sappiamo, si può usare esclusivamente quando l'oggetto è definito e già noto nel contesto. Ad esempio, l'insegnante ha preparato con molta cura l'esame di ieri. In questo caso l'esame è determinato e quindi è un oggetto definito e noto. Seconda possibilità, posso utilizzare la struttura che prevede la duplicazione del verbo. Esempio, ta pao jiao zi pao de hen kuai. In questo caso consideriamo che l'oggetto preceda il verbo perché il primo verbo, la prima occorrenza del verbo, può essere eventualmente sottointesa, quindi pao jiao zi pao de hen kuai. Quindi, per quel che riguarda il complemento di grado, sempre anteporre l'oggetto al complemento. Questa seconda possibilità che abbiamo visto, quindi quella della duplicazione del verbo, può essere utilizzata anche con il complemento di durata. Anche in questo caso la prima occorrenza del verbo può eventualmente essere sottointesa. Terza possibilità, il complemento di risultato. Come dicevamo prima, in alcuni casi è possibile che l'oggetto segua il complemento di risultato, ma non in casi come questo. Cosa succede in questo caso? Che l'oggetto del verbo reggente andrebbe a sovrapporsi all'oggetto del complemento di risultato, zai. In questo tipo di situazione, l'oggetto del complemento di risultato, wod paoli, la mia borsa nella mia borsa, ha il sopravvento e quindi l'oggetto del verbo principale deve necessariamente essere anteposto con o senza la preposizione va. Quindi se il risultativo è seguito da un oggetto proprio è obbligatorio anteporre l'oggetto. Concludo lasciandovi una schermata di riassuntiva di tutto quello che abbiamo visto finora.